È Gualdo Tadino ad ospitare domenica 24 luglio il quarto appuntamento del campionato italiano ECMA Enduro Major in Umbria. 250 i piloti in gara per un evento che è organizzato dal motoclub Gualdo Tadino. La gara si svolge su 55 km di percorso sterrato dove ci sono due prove speciali, un cross test e un enduro test. L'enduro test viene svolto in montagna, diciamo così, molto particolare, un po' difficile ma fattibile perché il livello è appunto un campionato italiano, quindi sono tutti in grado di poterlo percorrere serenamente. Speriamo che non si faccia male a nessuno come sempre, insomma, e auguriamo buona fortuna e bocca al lupo a tutti i piloti partecipanti. Un evento di rilevanza nazionale, ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti nel partecipare alla presentazione, al quale il Comune ha concesso un supporto di natura tecnica ed un contributo economico. Un evento importante di rilievo nazionale, è un evento che abbiamo costruito grazie soprattutto alla grande passione dei ragazzi del motoclub, che ringrazio di nuovo, quindi sicuramente saranno due giorni belli, importanti, con più di 1000 presenze, quindi solo tra atleti e personale al seguito, quindi contiamo di fare un bel fine settimana. È un evento che porta gente a Gualdo perché 230 piloti partenti, con ognuno un meccanico al seguito, un'altra persona della squadra, qualche genitore, gli sponsor che hanno gli stand, la federazione, siamo intorno alle 1000 persone. Poi ci saranno gli amatori, ma oltretutto ci sarà una grandissima presenza di tutti gli appassionati di moto e di enduro del Centro Italia, perché questo è l'unico evento nel Centro Italia di enduro di un certo prestigio. Un campionato italiano non è una cosa che c'è tutti i giorni. La gara si svolgerà su un percorso lungo circa 55 km, da ripetersi tre volte, che include due prove speciali, entrambi di 4 km. Il pubblico potrà assistere alla gara recandosi nella zona di San Lazzaro, Ponte delle Cartiere, mentre la premiazione finale si svolgerà presso il centro La Grande Mela.